Complessivamente, il solve del lato server di un oggetto IoT è costituito da una parte client, da una parte server, da un protocollo di comunicazione che una volta era costruito ad hoc, adesso sono i soliti protocolli di comunicazione. Il Nabastag è rimasto in sottofondo del nostro discorso. In che cosa consiste? Il firmware è memorizzato su 128 kB flash ROM sicura, quindi è un oggetto che già era un pochino più sofisticato della media all'epoca. È un blob cross-compilato esternamente, quindi non è assolutamente strutturato. L'applicazione prende direttamente il controllo del nudo metallo, non c'è un sistema operativo, non c'è niente nel mezzo, non ci sono librerie, eccetera, eccetera. È carino perché già contiene una, diciamo, una macchina virtuale che viene programmata girandoci dello pseudocode. Le animazioni che lo facevano accendere, che lo fanno accendere, anche ancora a casa mia, sono scritte con un editor di animazioni che permette di dire accendi per 3 secondi il LED giallo sul torace a sinistra, contemporaneamente fai uscire questo suono. Quindi c'era già un software relativamente avanzato, vi dico, stiamo parlando di un oggetto che è stato sviluppato è uscito nel 2005, quindi probabilmente nel 2003-2004 è stato concepito e sviluppato. Il software server, il software server è un'altra storia, perché in realtà in teoria non ce lo dovrebbe avere nessuno. Quando prima Violet e poi Miniscape sono fallite, molta gente che aveva speso una cifra non trascurabile si è trovata a casa un soprammobile simpatico ma fermo e zitto, che se lo gli davi corrente accendeva soltanto 4 luci arancioni, stava lì fermo. Prima sono girate un po' le scatole, poi non so se ne ha fatta una filosofia di vita, cioè ha capito qualche cosa, ma nel frattempo i più smanettoni hanno detto vabbè, ce lo riscriviamo il software. E il software forse è stato anche un po' copiato, non si sa bene. Comunque attualmente esistono 3 o 4 software server, di cui uno è molto usato, è OpenJabNub, che permettono di far rivivere il coniglio praticamente al 100% di quello che poteva fare prima. Ve lo potete controllare da casa con una Raspberry, una macchina virtuale su Amazon, e il software server può controllare diverse decine di conigli contemporaneamente, anche perché se ne sposate 2 devono essere figli dello stesso server. Quando riparte il videoproiettore riuscirete a vedere tutte le slide, non soltanto la parte alta. Eccoci, la tecnologia oggi non ci è mica. È Amazon forse che... esiste un protocollo di rete che è ovviamente essenziale per il discorso che facevamo, cioè degli oggetti in internet delle cose. Questo protocollo di rete è figlio di standard già dell'epoca, usa XMPP, che è il protocollo di IRC, e lo usa tra l'altro in maniera multicanale, perché i comandi viaggiano via XMPP, ma per esempio i contenuti binari come le immagini o più che altro gli MP3 che lo fanno parlare, viaggiano direttamente in chiaro su un canale HTTP parallelo, con il che se vi viene in mente di poterli hackerare in maniera creativa, vi garantisco, è un caso di studio. Su un'altra presentazione ho 2 o 3 slide che spiegano come si è fatto il reverse di questo facilissimo caso, e si facevano dire cose diaboliche a un coniglio quando avrebbe dovuto dire ciao come stai, usando un po' di trucchetti che ormai sono praticamente banalità. Comunque, già da questo noi abbiamo fatto, grazie alla regia, faccio una piccola transizione di posto anche io, non mi rovescio niente addosso, benissimo. Mi metto a sedere. Insisto... non cederemo alle intimidazioni. Il microfono continua a funzionare? Benissimo. Spero che non cederemo alle intimidazioni. E arriviamo alla sintesi di queste prime cose dette, perché in tutto quello che abbiamo fatto abbiamo ripercorso cosa c'è dentro un oggetto IoT. I colori non sono un caso. Hardware meccanico e involucro, sicuramente, un hardware analogico, ma se muove motorini, se fa cose, un piccolo pezzo di analogico ancora ci deve essere dentro. Hardware digitale, neanche il caso di dirlo, una CPU, dei convertitori digitale analogico, eccetera, eccetera.
hardware di comunicazione, una scheda di rete, ora magari un Bluetooth, BLTE o altre cose, ma essenziale, sensori e attuatori. Non è un oggetto dell'Internet delle cose se non può prendere informazioni dall'ambiente e non può agire sull'ambiente. E dentro, per fare questo, ci deve essere del software, abbiamo detto un software lato server con un protocollo di comunicazione associato e un software client. Adesso se riprendiamo la stessa descrizione di Navastag, dando i colori alle parole, voi ritrovate tutto nella stessa descrizione. Navastag ha un bottone sulla testa, due orecchie con fissaggio automatico magnetico mosse da motori passo passo dotati di encoder per leggere nella posizione via software, 5 LED RGB, un lettore RFID, una scheda audio con microfono e altoparlante, una scheda Wi-Fi. C'è tutto. L'hardware meccanico, chiaramente, aveva una struttura meccanica che non è la stessa cosa dell'involucro, che le macchine hanno il telaio, poi la carrozzeria. Con i software liberi di CAD adesso si possono fare cose galattiche, la stampa 3D permette di prototipare anche oggetti molto sofisticati. Di solito un oggetto di Internet delle cose, ora meno, ma una volta era un oggetto di affezione, quindi la forma dell'oggetto era una buona parte del suo possibile successo. Adesso conta di più la parte software, cioè i servizi che offre. Se dovete muovere delle cose, probabilmente avete bisogno di un minimo di potenza, quindi dovete muovere un po' di elettricità. L'elettricità non si muove nel mondo digitale, ma nel mondo analogico, un po' come i droni che hanno una parte digitale abbondante, ma poi devono controllare della potenza e quindi hanno dei motori passo passo molto robusti e dei convertitori di potenza. Se si devono fare cose in questo settore, occhio alla normativa, perché la normativa per la parte analogica, quando c'è dell'elettricità in mezzo, può essere molto importante. Ma un oggetto IoT deve fare cose, fare calcoli, quindi contiene una CPU. Una volta non erano CPU nel vero senso della parola, erano PLC, microcontrollori programmabile. Qualcuno di voi ha mai messo le mani su un PLC sapendo di cosa faceva? Meno male. La disponibilità a prezzi bassi però di computer su singola scheda ha fatto abbastanza ridurre le applicazioni dei PLC perché è molto più comodo e facile usare una cosa che ha potenza 1000 piuttosto che una cosa che ha potenza 1. Se voi programmate un PLC dovete mettere nella migliore delle ipotesi un blob binario sul ferro e sperare che tutto funzioni. Se avete un computer su singola scheda, ci mettete un bel sistema operativo con dei bei device driver, avete tutta una serie di belle cose fatte, poi trovate un sacco di librerie e scrivete un programma in un linguaggio ad alto livello, cosa che rende molto più semplice non doversi preoccupare di dettagli e magari fare una cosa molto bella e creativa. C'è anche da dire che la complessità negli oggetti uccide, per cui se da un oggetto dipende la vita di qualcuno, probabilmente è meglio che sia fatto con un PLC che con una Debian o meglio ancora un Windows XP solo per accendere e spengere una lampadina. Non scherzate, ce ne sono tantissime applicazioni. Se pensate ai primi cartelli che c'erano nelle stazioni, quelli che visualizzavano una lettera, ecco, quelli avevano Windows XP, io li avete visti crashati con la scrivania di Windows XP in primo piano. Ma torniamo a bomba. Aziende orientate all'IoT, tra l'altro, questo sarà un discorso interessante che svilupperemo un minimo, mettono a disposizione dei computer su singola scheda specializzati che già integrano per esempio le periferiche di cui un oggetto IoT ha bisogno, cioè qualcosa che comunichi via radio, la possibilità di interfacciare sensori direttamente anche analogici e di pilotare attuatori anche direttamente, quindi pin di I/O analogico, pin di I/O digitale, convertitore analogico digitale e così via. Molto importante il consumo di corrente, perché gli oggetti IoT che devono essere attaccati a un filo e alla presa di corrente sono molto limitati, mentre se possono essere spostati liberamente perché si portano dietro la loro corrente, è una bellissima cosa. Pensate agli indicatori di pressione delle vostre macchine, non sapete neanche che ci sono attaccati nella parte interna del cerchione delle ruote, hanno una batteria che durerà per tutta la durata della loro vita, ogni 20 secondi si svegliano, trasmettono un numerino al vostro cruscotto e si riaddormentano e possono durare la vita di una macchina. Molti oggetti IoT, per esempio sensori di segnale di allarme, ora riescono a fare cose del genere, cioè con una batteria durare anni di lavoro. Sapete com'è più facile fare un sistema se basta prendere un oggetto, appoggiarlo lì o avvitarlo al muro con un tassello espansione e dimenticarvelo, senza fare fili, senza corrente, senza niente.
attenzione che gli oggetti che comunicano via radio, quindi qui si aprono interessanti discorsi di sicurezza, ma non abbiamo assolutamente il tempo di toccarli. Tutte queste cose si trovano in schede, come dicevo, specializzate, ci torniamo sopra. Un oggetto IoT deve avere qualche cosa per comunicare, se assorbe poco è meglio, quindi il Bluetooth a bassa potenza e lo Zigbee sono i protocolli di direzione, se non avete mai sentito parlare fa lo stesso. Wi-Fi che consuma molto poco. Nella maggioranza di casi i canali necessari sono integrati nelle schede specializzate che vengono usate. Difficilmente qualcuno fa un prodotto basandosi su una Raspberry, si usa una scheda più sofisticata, gli smanettoni invece prendono una Raspberry e li fanno fare da intelligent mirror o cose del genere. I sensori, benissimo, i sensori ci sono, ci devono essere, generano flussi di dati che vengono utilizzati dal coniglio in prima persona, ma anche dal server del coniglio. Allora non ci si pensava, anche da quelli che gestiscono i server del coniglio e ti vendono il coniglio solo per prendere i tuoi dati. Questo è l'analisi finale. Comunque contatti, sonde di temperatura, accelerometri, girobussole, bussole, sensori infrarossi, sensori di ultrasuoni, sonde di vibrazione, GPS, microfoni, telecamere, RFID, NFC, lettori di SIM, cardiofrequenzimetri, rivelatori di particelle, di neutroni, di radiazioni, io sono ingegnere nucleare, e così via. Attuatori, bisogna incidere sulla realtà, un bel motorino passo passo o anche un altoparlante alla fine è un attuatore, non stiamo neanche a perderci nelle varie cose. Devo un po' accelerare, i software lato server esistono, sono la parte più complicata da sviluppare, normalmente sono la parte dotata di intelligenza, Alexa non sta sull'ICO, sta sui server di Amazon. Quando si fanno queste cose però si riutilizzano cose ormai assodate, protocolli di comunicazione, linguaggi di alto livello e cose del genere. Il software lato client è quello che definisce di più il comportamento di un oggetto, anche se non è magari la parte più complicata, anche se non gli dà l'intelligenza, è quello che incide di più sulla presentazione dell'oggetto. Per svilupparlo si deve ragionare con la CPU di cui è dotato l'oggetto fisico. Se è un PLC ci sono degli ambientini di sviluppo molto ridotti, se si usa una scheda di più alto livello esistono ambienti di sviluppo apposite, anche IDE standard. Sulle IDE, ora sto parlando un po' di informatica e un po' di sigle, ma poi mi passa, se mi date altri 5 minuti senza scappare... Ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale. Il software libero open source ha cambiato il mondo, ha cambiato anche l'internet delle cose, anzi diciamo che gli ha permesso di venire fuori a un livello di individui, perché ha permesso ai non addetti ai lavori di cominciare a pensare e a fare nel settore. Olivier Mevel scriveva firmware per vivere e ha potuto creare il Navistar perché aveva già in mano, per altri motivi, tutte le tecnologie necessarie. Un hobbista o uno che non avesse mai fatto il suo lavoro non avrebbe neanche potuto cominciare. Adesso non è così, perché troviamo già i pezzi semipronti, gli esempi e quant'altro. Per esempio un controller Arduino. Arduino è il figlio dell'open hardware, è un microcontrollore, quindi a tutti gli effetti potrebbe essere un Navistar. Non è così potente ma l'Arduino 1, ma è già abbastanza per far funzionare un Navistar. Tant'è che c'è chi ha fatto dei robottini con un Arduino 1, con sensori, attuatori. In questo caso gli occhi sono un sensore a ultrasuoni. In realtà non fanno da occhi, ma fanno da rivelatori di distanza. Ma già Arduino ha ambienti di sviluppo che non sono più a linea comandi e editor di testo, ma ci sono delle piccole IDE che rendono più ragionevole programmare. E questo è già vero nel mondo dei microcontrollori a 8 bit, come quelli che ci sono in Arduino, figuriamoci in situazioni più complesse. Le IDE sembrano molto semplici quando uno le vede, perché dice ma non c'è niente di strano, in realtà ti risparmiano una quantità incredibile di lavoro. Tu, siccome programmi un'applicazione che gira sul metallo, c'hai un singolo sorgente, che vabbè richiamerà un po' di librerie, te lo tieni lì, quando ci hai lavorato clicchi un bottone e automaticamente ti si programma l'oggetto che non funzionerà sicuramente perché hai sbagliato qualche cosa, e quando i tuoi errori si propagano all'hardware possono succedere cose interessanti, però diciamo in linea di massima sviluppo come se sviluppassi un programma normale. E quindi posso usare degli hardware general purpose come appunto
i vari oggetti delle classi Raspberry e cose del genere, ma posso usare anche oggetti specializzati che mi vengono vendute da aziende che sono i cosiddetti full cycle IoT service provider, cioè gente che mi fornisce servizi per l'internet delle cose per tutto il mio ciclo. Cioè io ci devo solo mettere l'idea e l'oggetto, i pezzi per farlo me li danno loro, i servizi per farlo funzionare me li danno loro, e non lo fanno soltanto perché io li compri, lo fanno ovviamente per essere poi al centro della situazione, perché la situazione in cui vengono realizzati degli oggetti da vendere sul mercato con dei pezzi che sono figli di un solo fornitore, il lock-in su quel fornitore è totale. Se sviluppo un oggetto che usa questi servizi, non lo tiro più fuori da lì. E questa è una bella cosa perché sviluppo facilmente, se per caso avessi successo potrebbe essere una brutta cosa. E in generale comunque i fornitori di servizi IoT si trovano al centro dello scenario dell'interazione tra gli oggetti dell'Internet delle cose e tra gli oggetti dell'Internet delle cose e gli esseri umani. In questo si generano flussi di dati pazzeschi e su questo ritorneremo. Il primo fornitore di servizi IoT in cui io mi sono imbattuto, che forniva il ciclo completo, si chiama Particles Industries e ti fornisce tutto. Ti regala o qua ti regala tutto il software, gli account di base, le prime schede te le dà a un prezzo veramente stracciato, ti dà anche gli strumenti per sviluppare, quindi schede espanse che si chiamano ambienti di sviluppo, eccetera, eccetera. Si compila solo nel cloud. Quindi i tuoi sorgenti devono stare sui loro server fin dall'inizio. Il software viene installato dal cloud, si chiama Over the Air, e quindi questi oggetti devono avere un canale wireless, ma ce l'hanno ovviamente. E la prima cosa che fanno è mettersi in contatto con il loro produttore, prima ancora che tu gli insegni a fare qualche cosa, loro si mettono in contatto. E quindi tu crei un figliuolo che avrà un grande successo commerciale, ma sarà inevitabilmente legato a un babbo molto molto sullo sfondo che può non essere visto. E che è un babbo tra l'altro che ti aiuta, quindi è un babbo ancora più grosso e importante. Poi chiaramente chi farà i soldi su questo bisogna un attimo vedere. Questo è il leader di Particle System, è un oggetto assai più sofisticato, ci accedi contemporaneamente alla documentazione, alle librerie già sviluppate dalla community, puoi gestire più sistemi contemporaneamente, puoi fare il deployment su più oggetti contemporaneamente, gestire una flotta di oggetti. Quando poi diventi di successo e compri le estensioni, puoi anche fare analisi dei dati, memorizzazione dei dati, aggiornamenti al volo su tutta la flotta, cose notevoli che puoi fare tu, a maggior ragione possono anche fare quelli che ti forniscono i servizi, visto che tu stai solo ed esclusivamente usando il loro hardware, il loro software e i loro server e protocolli di comunicazione. Esistono anche fornitori alternativi che ti fanno quasi la stessa cosa, esistono i big player, perché questa cosa non è una cosa seria, non stiamo raccontando le bubole di uno che si è fatto venire un'idea fissa, perché in questo campo già da anni due abbondanti Amazon e uno Google sono scesi giocatori di pesi massimi. E tra l'altro giocatori di pesi massimi che già vendono alle aziende, perché mentre Particle parte dal singolo sviluppatore e vuole guadagnare sul singolo sviluppatore, Amazon e Google partono dalle grandi aziende ovviamente e fanno dei prezzi esagerati per questi servizi, ma veramente delle cose incredibili. Quindi c'è interesse e ci guadagnano. Questa è la suite di prodotti di Amazon, qui ci voliamo sopra, poi vi guardate le slide, ovviamente è anche molto accattivante dal punto di vista grafico. Questa è la parte interessante, cioè le analytics, cioè quando l'oggetto ha funzionato, chi se ne frega, intanto ora i dati li abbiamo memorizzati, ci facciamo quello che vogliamo, sia noi che chi gestisce la flotta di oggetti. E vabbè. Esiste anche Google, io non ho avuto tempo di cimentarmi, ma credo che troverò le stesse cose abiette che ho trovato dentro Amazon, quindi ve lo vendo soltanto così. Allora, il ragionamento che stavamo facendo, ve lo voglio riassumere, non era tanto la voglia di fornirvi una conoscenza di come si sviluppa per l'Internet delle cose, era la preoccupazione di una singolarità che avviene tra sviluppo dell'Internet delle cose e deployment di intelligenze artificiali.
A cosa serve l'internet delle cose? Di per sé niente, aspirare dati è una cosa che a me non piace per niente, ma non è l'oggetto di questa cosa qui, perché l'aspirazione in sé dei dati, se uno non li utilizza, non è un problema. Se io però uso l'internet delle cose per distribuire intelligenza artificiale, che oltre ad acquisire i dati può essere il motore che fa funzionare i progetti, lì allora la cosa comincia a diventare veramente preoccupante. Vedete l'oggetto IoT. Non come l'oggetto che voi usate, non come un aspirapolvere di dati, che è una sua descrizione molto più esatta, ma addirittura come un sistema di input per intelligenze artificiali, cioè porta l'intelligenza artificiale direttamente in casa vostra o al vostro polso o dove ritenete. Ma allora che cos'è l'intelligenza artificiale? Io qui ho molto meno da dire, ve lo dico sinceramente. Vi do una risposta onesta, non lo so, e probabilmente non lo sa nessuno, però sta cominciando a funzionare. Per il problema della singolarità, comunque, non è importante definire, come ho fatto per l'IoT, dove ne sapevo qualche cosa di più, cos'è una tecnologia esattamente, quanto piuttosto considerare che cosa fa o che cosa farà nel prossimissimo futuro e che cosa fanno, vorrei dire alle persone, ma diciamo in generale al mondo. Quindi cosa fanno oggi le tecnologie di intelligenza artificiale? Sono solo domande queste. Vi fanno comprare su Amazon, in qualche caso fanno da primo livello di help desk, analizzano dati, trovano cluster, fanno riconoscimento di immagini, riconoscono le facce, permettono di inseguire la faccia di una persona da una telecamera all'altra alla stazione Termini, permettono di fare tante cose che sono veramente elementari. Le grandi aziende ci stanno investendo una cosa incredibile, insomma incredibili quattrini, quindi che sia la causa, che sia l'effetto, prossimamente faranno molto molto di più. Chi segue un attimo gli sviluppi e i progetti di intelligenza artificiale sa che se tutto funzionerà, fra qualche anno, il fatto di essere esseri che nutrono di dati le intelligenze artificiali sarà probabilmente il nostro ruolo principale. Il fatto di vivere sarà un effetto collaterale, non giudicato neanche molto importante nel flusso economico del rito. Che cosa faranno quindi nel futuro prossimo quelle aziende che già investono una paccata di miliardi, che di solito hanno avuto ragione e successo, come Amazon, Google, IBM, Axiom? Chissà chi è Axiom? Axiom è il principale fornitore di intelligence sui dati delle agenzie americane, agenzie intendo agenzie a 3 lettere come NSA, CIA, eccetera, eccetera. Anche loro comprano dai privati, non soltanto il toner e le stampanti si comprano dai privati, si comprano anche applicazioni di questo tipo. Un'intelligenza artificiale che agisca solo su dei dati potrà sembrare non molto importante perché non interagisce direttamente con noi, però in realtà è molto importante se estrae significati, riesce per esempio a prendere una folla e a giudicare che quella persona lì forse sta per commettere un crimine, analizzando il filmato di una folla. Non vi mettete a ridere perché ci sono diversi progetti che stanno cercando di fare esattamente questo. Chi di voi ha visto un film tolto da un romanzo di Dick, si farà venire in mente la precrimine e avrà assolutamente ragione, senza bisogno di usare dei sensitivi però. Allora, perché dopo 30 anni che l'intelligenza artificiale esiste, tutti ne parlano, un buon numero di persone ci sta lavorando, perché ce ne dobbiamo preoccupare adesso? Cioè, cos'è successo il 31esimo anno, giù di lì, insomma, negli ultimi tempi, che ha trasformato un tema di ricerca sofisticata e un po' fumosa in una cosa che dovrebbe preoccupare tutti noi? Perché soltanto oggi esistono le infrastrutture, gli ecosistemi digitali in cui una IoT può diffondersi e l'intelligenza artificiale può usare l'IoT in ultima analisi probabilmente per generare profitti, perché questo è lo scopo ultimo di buona parte delle attività economiche nella nostra società. Però per fare cose che non sono assolutamente fatte nell'interesse delle persone, ma con cui le persone sono complici o attori semipassivi. Il fatto che la grande maggioranza di noi ha un cellulare in tasca e trascura completamente di sapere che cosa fa il cellulare,
mentre lui non lo usa o anche quando lo usa, la dice lunga su quello che può succedere quando il cellulare, e non ci manca molto, sarà anche un'intelligenza artificiale e potrà in tempo reale, senza neanche trasmettere i dati, fare cose direttamente. Pensate che al di là della quantità di informatica che ci circonda, adesso tutta l'intelligenza necessaria a un oggetto, con un Raspberry Zero a volumi, può essere integrata in un prodotto con $2. E tutta la parte di trasmissione, adesso 3G, prossimamente 5G, per cui ti connetterai senza bisogno di avere niente a qualunque cosa al mondo, circa $3. Quindi con $5 voi avete in un oggetto tutta la potenza digitale e tutta la potenza di trasmissione che serve. Tutto il resto, se ce n'è bisogno, saranno sensori, motori, attuatori, eccetera, eccetera. Ma un oggetto che costa $5 lo potete tranquillamente regalare se il vostro obiettivo è, per esempio, aspirare dati o far succedere altre cose. Tant'è che, per esempio, Amazon vende gli Amazon Button a $1.50 e sono oggettini, sono un bottone, voi lo attaccate con l'autoadesivo in dispensa, mi manca il dentifricio, c'è un unico bottone da pigiare, la foto del dentifricio, voi pigiate quel bottone lì e il pomeriggio, se è mattina o il giorno dopo, vi arriva il pacchetto di Amazon col dentifricio. Anzi, se avete messo la serratura di Amazon sulla porta, anche se non ci siete, ve lo mettono nell'ingresso di casa. Non stiamo raccontando fantascienza, è per buona parte roba che già esiste, anzi, c'è chi ricicla gli Amazon Button come periferiche per l'internet delle cose, che sono economicissime, perché ve li vendono sotto costo, allora comprateli sotto costo e usateli per farci le cose che vuoi. Può essere un'idea, non aiuterà a vincere, ma fa sentire un pochino meglio mentre le cose succedono. Il vero problema è che, perché l'intelligenza artificiale ci deve preoccupare? Sì, perché c'è l'IoT che distribuisce potenza di calcolo da tutte le parti, sì, perché l'IoT ci serve per distribuire intelligenza artificiale da tutte le parti. Ma il vero problema è che c'è oltre 1 miliardo di consumatori perfettamente connessi e privi di qualunque autocontrollo, che sono cablati a questo sistema qui, che aspettano soltanto di essere sfruttati, se già non lo sono adesso. Ce n'è 1,7 miliardi che sono connessi man malino, o che lo potranno essere prossimamente, che sono solo in attesa di diventare parte di quel miliardo che già adesso lo è, e gli altri, non si sa neanche quanti miliardi siano, sono sconnessi, probabilmente lo resteranno per tanti anni, e questo pare sia la vera ragione del collasso che le azioni di Facebook hanno avuto, perché nei piani di business Facebook è arrivato a 1,5 miliardi di utenti, e gli investitori sono resi conto che l'incremento esponenziale va a battere, se non altro, contro il numero di abitanti del pianeta Terra connessi, che non essendo più di 2,7 miliardi pone un limite allo sviluppo di Facebook. Se ne sono resi conto soltanto adesso, pare. Vabbè, ma questo era un excursus. Singolarità, sì. Singolarità, lo dice Cassandra, io appunto ho il nom de plume Cassandra perché mi diletto a scrivere profezie di sventura. Cassandra Dixit è una profezia di sventura, la mia, condivisa purtroppo da altri. Questa è la definizione di Wikipedia più o meno. Nella futurologia una singolarità tecnologica è un punto nello sviluppo della civiltà in cui succede qualche cosa di importante e qualche volta magari anche devastante per l'implementazione improvvisa e generalizzata di una tecnologia. La singolarità può riferirsi a tante cose, noi pensiamo a quella dell'intelligenza artificiale, ma non dovuta solo all'intelligenza artificiale, cioè non Skynet che ci cancella dalla faccia della Terra a forza di bombe atomiche, e neanche un'intelligenza artificiale generale che improvvisamente comincia a evolversi alla velocità della luce e ci lascia indietro di ordini di grandezza e di intelligenza, considerandoci quindi poco più che incidenti del pianeta. No, qui stiamo parlando di una cosa diversa, di una cosa che è l'intersezione di due tecnologie, di animarsi di due tecnologie e i suoi effetti sulla società. Quindi non stiamo pensando alla catastrofe di Skynet, stiamo pensando a una cosa che cambia delle cose che ci sono da sempre, come l'economia,
il consumo nella nostra società in maniera devastante. E facendo questo incide, impatta su tutta una serie di cose, a cui, non so voi, io tengo moltissimo, che sono i diritti civili, la possibilità di svilupparsi di una persona, la ricerca della felicità, se vogliamo usare un termine molto americano, e questo per me è il vero problema. Se questa singolarità stia per avvenire o possa mai avvenire in generale, io questo non ve lo so dire, a me sembra che ormai non ci sia che da aspettare qualche anno, e spero che insomma alla fine di questa chiacchierata almeno vi abbia, chi già non ce l'aveva, forse nessuno, adesso possa avere qualche dubbio che una cosa del genere possa essere vera, magari eviterà di mettersi Google Home o Alexa, Echo in casa e magari tutte le volte che vede un oggetto che fa cose da solo si chiederà, ma questo oggetto che cosa sta facendo? Sono io il proprietario di questo oggetto o è lui che usa me per raggiungere i suoi scopi? Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, più o meno siamo stati nei tempi, non so se c'è tempo per qualche domanda.